Pronto? Sì. Dobbiamo mungere di più? Hai un capello. Dobbiamo mungere di più. Come Rosario Rapisarda? No, 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 no. Come quello di? No. Sicilia Futuro? No, no, no. Jennifer, ma sei sicura di questa cosa? Tagliamo. Dice, se no non diventiamo famosi. Ma sei scemo? Come in food blog. Ma che modo è? No, io non mungo, tu? No, ma io tu no. Mungi? No, io mi rifiuto. No, 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 niente. No. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo fantastico video. Era Jennifer, che avrete sentito la discussione. Esatto, e come avrete già capito dalla copertina, Federico ha sbattuto fortissimo la testa. Munci, tipo hai mangiato la più bella dramma colesterolica di Catania. Dramma. Vabbè, ma qua siamo amici, amici. È un dramma. Comunque, dai che ci stiamo dilungando troppo, benvenuti in un nuovo fantastico video. Come avete già capito dalla copertina, questa... Ma la faccio così spunta? No, sono 2 anni che non facciamo il video sulle rame di Napoli, ce l'avete chiesto in tanti e quindi l'abbiamo rifatta. Ma come potete vedere anche dal titolo, questa volta sarà, o perlomeno, neanche la prima volta è stata così, non sarà food porn. Abbiamo ascoltato i vostri consigli su Instagram, ci avete scritto in tantissimi, ci fa piacere. Grazie anzi per tutti i consigli che ci date. Devo dire 2 cose. Allora, la prima è che la sigla la canto io oggi. E siccome non mi sembra il caso di cantare i ragazzi di Catania. No, perché lei ormai è grande, io sono vecchio, 30-37 anni, quindi siamo il reparto geriatria di Catania Food Love. Anche perché io il video delle rape non lo volevo fare perché sono rimasta traumatizzata perché la prima volta. Vabbè, lasciando poi i posti. Allora, lei ha fatto 30 anni, settimana scorsa non abbiamo fatto il video per questo motivo, siamo stati a Vienna ma non abbiamo fatto video, ci siamo intimità, una cosa nostra. I ragazzi di Catania Food Lovers, versione geriatria. E quindi... Non mi piace. Lo so. Io la canto meglio. No, sicuramente. E poi un'altra cosa, però questo sarò brevissimo, è una cosa seria. Sai che è arrivato quel periodo, che quel freddo che non c'è. I motti, Halloween. Questo video, come tutti i nostri video, hanno una base fondamentale. Sono gusti nostri. Tutto esatto. Ciò che diremo in questo video sono esclusivamente nostre opinioni. Possono divergere da quelle vostre. E siccome le rame a Catania le fanno tutti, poi tutti quanti si seccano, un po' presi con le spine, noi cercheremo, abbiamo cercato di scegliere delle rame di Napoli quanto più vicina alla tradizione catanese. Scriveteci nei commenti, anzi, non se... ci insultate. Stateci, su visualizzazione con me. Andiamo subito a vedere 6 locali che abbiamo scelto. Meno 5. No, 6, alla fine ne ho preso uno. Grazie a voi, anzi, seguiteci su Instagram, TikTok, Facebook. Mi raccomando, non dimenticate la campanella e di iscrivervi al nostro fantastico canale. E soprattutto commentate, commentate, commentate. Noi vi vogliamo bene. Stiamo crescendo sempre di più, questa cosa ci piace. Raggiungiamo i 3000 iscritti su YouTube. Sarebbe un piccolo traguardo per noi, ma un grande traguardo per l'umanità. Incominciamo subitissimo. Ci siamo divisi Catania, non è vero, girato io, lei è andata in un posto solo. Ho lavorato. Le scelgo io. Oggi sei la protagonista di questo video. Oggi sono protagonista. Lei è bella, io sono egocentrico. Allora, incominciamo con uno. No, le munciamo, come no, fa? Ti azzardo, veramente. Munci! La pasticceria che non conoscevo, Testai, in via Canfora. Eri Testai. Testai, cioè le ho prese. Una classica e una con la marmellata di zucca e albicocche. Buonissima! Sono costate tutte e due 1,30€. Ne abbiamo presa una classica per mantenerci e una sfiziosa, non food porn. Ora, qual è l'una e qual è l'altra? Facile. Ci andiamo a occhio. Questa sarà la classica e questa sarà quella zucca e albicocche. E questa sarà zucca e albicocca, che a me piace tantissimo la marmellata. Infatti è morbidissima anche. No, la spezziamo ma non la munciamo. Ah no, cacchio, questa è con... Questa era quella con la marmellata. Quella di Zis, lei fa l'esperta, zucca e albicocca. Che allora tu ti prendi quella più piccola e mi prendo quella più grande. La rama in sé molto buona, si avvicina molto a quella classica. Forse la cosa che tra virgolette mi ha deluso un po' è la marmellata, un po' insipida e non si capisce realmente che è di zucca e albicocca. Ora, la pasta della rama è eccezionale perché è morbidissima e si scioglie in bocca e ci sta benissimo con la glassa di cioccolato sopra, perché dà un po' la compattezza, la dà questa glassa di cioccolato, e dentro la morbidezza della rama di per sé è eccezionale. Se si sentisse di più la marmellata sarebbe una rama da 10. Ah, sì, sì, questa è quella normale. Si spezza con un grissino. Ragazzi, questa sembra veramente morbida. Ma anche l'odore è buonissimo. Ragazzi, questa classica è buonissima. È
top, veramente buona. Si sente il cioccolato sia dell'impasto che della grassa. E non è pastosa. No. Io non conoscevo testa I, piaciuta veramente tanto, quindi al momento consigliato. Questo è buonissimo. Complimenti, veramente. Quella classica più buona di quella particolare. Vuoi scegliere tu? Vai, scegli tu. Ma intanto vi piace la mia maglietta, è bellissima. Quella. Come consigliato da voi, Verona e Bondegna. Non l'abbiamo preso nel video precedente, ancora eravamo dei cagnoli. Sono costate 2 euro, quasi 1 euro a rama. 2 euro, 2 rame. Certo, una classica e l'altra marmellata di cotogne. Buonissima! Mele cotogne, quindi è mela. Mela. Ah, secondo me questa è quella classica. Oh, mela. Padam. E Margherita ha vinto. Ha vinto Margherita. Stavolta la vuoi tu quella più grossa? Guarda, sembra molto. Il sapore è ottimo, è sempre morbida, contando che siamo partiti proprio sparati a mille. Leggermente più secca di quella precedente. Sono anche io d'accordo con lei. Ottima. Però leggermente poco più asciutta. Poco. Grazie. Che fai di mestiere? Questo. Bellissimo. Mangio rame. Like. Andiamo al secondo. Sto cercando di dividerle. Buoncelo. Ah, guardate dentro che bella. Ma questa è bella, sembra. Se sembra molto bella. Ci sono i pezzi di cotognata. Ragazzi, piccola parentesi, questa è la cotognata. Ricordo da bambina, la faceva mia nonna. Zucchero allo stato puro, ma che poesia è. Quando si sente piccola. L'odore però della cotognata. Si sente il sapore, questa è buonissima. Ragazzi, questa è veramente sfiziosa. Questa è buonissima. Questa non è food porn. No. Questa è la classica con quel rimando a quando eravate piccoli, se avete la mia età, siete più piccoli, niente. Questa è veramente equilibrata. C'è lo scontro tra, al momento, testa I, classica, vince testa I. Ma quella con la marmellata, questa è molto buona. Perché si sente la marmellata e compensa il fatto che sia un po' più secco nell'impasto. Mi tolgo il cappello. Niente, ormai non lo faccio parlare. Sinergia. Vorrei provarne un altro che non conosco. Che ci avete consigliato voi, Clive Coffee and Lounge. Una classica e poi una invece un po' più sfiziosa, me l'ha data al pistacchio. Non c'era la scelta tra pandistella e pistacchio e mi sono lasciata consigliare. Catania, un pistacchio lo sbrinzino come un pane e pape. Comunque è buono. Comunque è buono. È abusato, ma è buono. Esatto, il problema è che è abusato, anche se ultimamente si è calmata un po' la situazione. Aia. Non è morbida. È morbida? È classica, bella, ragazzi. È bella tantonza, no? Classica, ragazzi. Dentro lo vedete, senza creme, senza cose, bello impasto. Sì, è bella intonsa. Dai, vediamo com'è. Il cioccolato è fortissimo. È molto cioccolatosa. È buona, ma secondo me, se vogliamo ricercare qual è la mia, quella si avvicina più all'originale, non è questa, ma è buona. Questa è molto buona. È buona, però, come ha detto la bionda, è più cioccolatosa, bionda è lei. È fastidio che la spacca al contrario, mi trigger. Per forza. Ma te gli do quella investita. Va bene. Tieni. Quella investita. Allora, io voglio fare una cosa prima. Solo il pistacchio. Sa di pistacchio? Assai. Sa di pistacchio. Proprio parecchio. Sarà di Bronte? Chi può dirlo? Allora. Esatto. Diciamo che il problema di questa, che è buona ma si avvicina quasi food porn, cioè molto carica e diventa molto pastosa. La crema al pistacchio è buona, la rama in sé è di buona fattura, è un po' carica, è morta. Il pistacchio sovrasta tutto, ovviamente. Ho avuto seriamente paura di soffocare, di morire soffocata. Per gli amanti del pistacchio, purtroppo sono così queste. Ah no, scegli tu. Vabbè, dai, te ne sono rimaste questa tre. Un'altra pasticceria a Catania molto famosa, ma ragazzi, concedetemelo, quasi una gioielleria. Quanto l'hai pagata? 3,30 euro. Allora, sono sopra comunque lo standard delle altre. Perché sì, se parliamo che andiamo dai 2 euro ai 2,60 euro, 3 euro sono proprio over. C'è da dire, ovviamente, fa subito, grande storia, ci mancherebbe. Abbiamo preso, ovviamente, la classica ziosa, che era simpatica, che è con la marmellata di arance. Madonna, mi piacciono tantissimo le marmellate, tranne quella di arancia. Vabbè, non la mangio tutta io. Ma è sfiziosa, no, capito? È una cosa diversa. Pistacchio, già non ti incontro. Ma perché da qua? Se no non la spacco bene. Vai, spaccala. Sembra morbida pure questa, dai. No? L'odore è super intenso. È biscottoso come... Sì. Come la tradizione vuole, come io mi ricordo quando ero piccolo. No, deve essere morbido. È buono. Allora, personalmente, questa mi ricorda quella di quando ero piccolo. Le prime due si avvicinavano moltissimo, ma questo proprio l'impasto, il biscotto, quello un po' la granulosità, un po' con le... Mi ricorda quella. Allora, è buonissima. È veramente buona. Perché anche questa è molto buona. Io rimango dell'idea che invece però la prima è quella che mi è piaciuta
piaciuta più di tutte. Questa ha un bellissimo equilibrio tra la morbidezza e un po' la tra desiderio e gusto, la biscottosità che c'è sotto, biscotteresistibilità. Vediamo questa. Vediamo questa. Potrebbe stupirmi. Questa è più dura. Madonna. No, ma c'è un chilo. La marmellata ha un bel colore. Ma si sente fortissimo. Ha veramente un bel colore. L'odore della marmellata di arance è stupendo. Potrebbe piacermi. Ah, se poteste sentirlo. Mamma mia. Mamma mia. La marmellata di arance è spettacolare. Se non ti piace, me la mangio io. Ragazzi, questa è veramente, veramente buona. Personalmente, tra quelle sfiziose, è la più buona. Io non vado pazza per la marmellata di arance, questa è buona, molto buona. Preferisco quella di melecotogne. È buonissima anche quella di melecotogne, ma questa mi ha dato tipo un... Mi ha coccolato la tigna, mi ha dato tanti bacini. Mi lasciava un po' di... era un po' secchina. È buono, ma mi lasciava questa sorta di arido in bocca. Un altro che ci avete consigliato, che è il bar di Vendotto Genio 1, tutti gli altri so 31, il bar Trento. È fatta tipo... Sempre. Mamma! Allora, le abbiamo prese, cioè io le ho prese. Stai calmo. Questa, signore. Trento, fa quella classica, poi il resto sono tutte molto particolari. L'anno scorso ne facevano una pistacchio e marmellata di mirtilli, quest'anno non ce l'avevano, volevamo portare quella perché secondo me quella era buonissima. In alternativa abbiamo preso queste. Piazza Trento è venuto 2,40 euro, una è al caramello salato e una è classica. Dovete sapere che a me non piace la marmellata di arance, ma io mi farei spalmare in faccia sbattendo ripetutamente il caramello salato. Dai, caramello salato, sì. Spacchiamo quella sempre classica, qualsiasi dai cosa, anche per pitturare i muri. Morbidissima, bellissima, è leggerissima. È leggera, sì, è leggera. Ah sì, è vero, è una nuvola. Molto cioccolato fondente. Anche qui un'ottima rama di Napoli, ma un po' più lontana dal concetto classica. Però è veramente buona. Più cioccolatosa, sì. Che è la più cioccolatosa di tutti. Più equilibrio, meno equilibrio e più cioccolato. A chi piace il cioccolato fondente questa piace parecchio, perché si sente tantissimo. Ora c'è quella, mi stanno spalmate il un cioccolato, un po' più sfiziosa, ragazzi. Ma Ti prego, dammela a me. Questa purtroppo è al limite del food porn, ma non ci possiamo fare niente, ragazzi. Noi possiamo andare controcorrente quanto volete, però Madonna ragazzi, io impazzisco. Vai. Non so come è spaccata. È composta, c'è questo toppolo di cosa sopra. Mamma. Quindi c'è questo toppolo di caramello salato sopra e sotto c'è il biscotto, ben diviso. Ovviamente il caramello salato copre tutto, è buonissimo se ti piace il caramello salato. Ovviamente. Sono rimasta bloccata come prima. Pannizzaro sì. È rimasta di colore. Servirebbe un letto. È rimasto di parocchia! Un letto in gastroenterologia. E uno sicuramente al pronto soccorso. E voglio la sana. Geriatrico. È buonissima. Un mix tra una caramella mu e un po' di salatino. Mi piace da morire. Ma è food porn. Questo è food porn, ragazzi. Ma non ci possiamo fare niente, perché o questa o le altre che erano, cioè, simili. È proprio porcella. Questa era proprio un po' diversa per alternativa al pistacchio. Madonna, me la spalmerei in faccia. Buona però. Ultimo, ma non ultimo. Io. Ci avete scritto. Tutti ci avete scritto questo. Sicuramente non è famoso per la tradizione, è famoso per il food porn, perché fa video a tempo. Non capivo chi fossero rimasti tipo posto, ma ho fatto così. No, ma l'hai capito dopo. Circa 5 minuti dopo che tu parlavi. Panificio La Farina. Panificio La Farina fa rame di Napoli anche allo carta da parati, allo zuzu, sanguinaccio, all'arancia, allo speck, provola, a tutti. C'aveva un bancone che gli ho detto: scusa, me la dai una classica e tutte le altre 36 come sono? Elenco, bisogna dire. C'era anche quella al Gaviscon. Ne abbiamo prese due. Una classica e una alla cheesecake rossa, perché era quella. Ragazzi, era quella meno carica. Però la devo prendere al Galak, al Kinder Bueno. Ma è carinissima! E appunto, era anche esteticamente più carina. Falla vedere. Sembra una minnuzza. Ora questa la... No, tu la... E io faccio vedere questa qua. E io faccio vedere questa. Tipo Molotov l'ha buttata. 2,30 euro. È molto morbida. E anche questa è molto leggera. Va bene, assaggiamola.
Ah, il classico non è il suo forte. Diciamo questo. Il gusto è un po' anonimo. Questo è strano, perché la composizione della rama fa pensare come se avesse un gusto intenso. Invece il gusto non è per niente intenso. È disatteso, il gusto dalla vista. Non coincidono. Comunque è morbida, perché è abbastanza morbida, però è un po' pastosa. Un po' pastosa, leggermente pastosa. Siamo d'accordo. Ma noi siamo bravissimi. Capita a volte che non siamo d'accordo. No, ma oggi siamo d'accordo. Oggi siamo d'accordo. Torno subito. Volo! Bang! Grazie! Signori, sono è sempre mangio. Jennifer che ce le lancia. Perché noi tagliamo, non mungiamo. Potevamo farlo fin dall'inizio. Cioè, sembra una tortina. La donna è bellissima, però, ragazzi. Allora ragazzi, sarà esteticamente. Allora, ancora non l'abbiamo assaggiata. Sarà che ha tante roba food porn. Però esteticamente non gli puoi dire niente. Però è troppo carina. Io credo che il gusto della cheesecake non stia bene con una rama di Napoli. Non credo. Penso che possa bastare così. Io sono d'accordo con te. Cozzano. Diciamo, se la tu la estrapoli. Esatto, è buona uno e buono l'altro. Buona l'una, l'altro. La rama non è la cosa più buona del mondo. Va bene. Proprio la rama in sé. Il gusto magari della marmellata era buono, allora, o sapore. Esatto, anche la marmellata. Ma con la rama, ragazzi, no. Ma non si piglia a tombola. Cioè, non. No. No. Basta. Non ci prolungheremo più di tanto. Sempre gusti personali, eh. Io dirò quella che mi è piaciuta di più a me, tra la classica e quella sfiziosa, e poi lo direi tu. Sì. Quella che mi è piaciuta di più, per me, la classica, proprio un cincinnino da testaì, va subito. Onore al merito a testaì. Poca. Vabbè, per me va bene. Ah, quella sfiziosa, e poi parla lei. Voglio premiare quella alla mele cotogne. Buon vegno. Anche se quella all'arancia di Pasubio mi ha stregato, ma quella alle mele cotogne era buona, molto particolare, e mi ha ricordato quando ero cucciolo piccolo piccolo. Come rama tradizionale testai, cioè, veramente buonissima. E come invece rama più particolare? Ma si dice rama? Rama, perché rama, si dice rama. Rama. Quella di Verona e Bombegna con la mela cotogna, con la marmellata di mela cotogna, buonissima. Ah, è piaciuta pure a te? Ma da morire. Ah, complimenti. Era fatta di marmellata. Detto questo, abbiamo fatto la seconda edizione del Ramo di Napoli Tour. Senza intossicazione, senza sentirmi male. Mettete un like, per favore. Non cerchiamo di raggiungere i 300, 400, 500 like, così diventiamo famosi. Volete, quanti volete, facciamo quanti video ne più sentite. Ben. Quando vi sentite, mettete like. Speriamo di avervi tenuto compagnia. Vi vogliamo bene, stiamo crescendo. Mi raccomando, sosteneteci. Commentate se siete d'accordo con noi e se pensate che avremmo dovuto inserire per forza qualcun altro. A noi fa piacere, li leggiamo tutti i commenti. Da Lillo il pelato con la simpatico mia. Lillo il pelato simpatico, che sarei io poi. E Margherita la bionda amica. È tutto. A voi studio. Non mungo.